Anche lo strapagato Nicolas Cage si dà al cinema indipendente con la storia dell'ex detenuto Joe, dal fisico massiccio e tatuato, uomo tanto rabbioso quanto generoso. Il riscatto definitivo per Joe arriva dall'incontro con un ragazzino di nome Gary, interpretato dal giovane talento Tide Sheridan, il quale in qualche modo si fa adottare dall'ex carcerato. Ci ho messo un anno per trovare un soggetto in cui potevo rappresentare emozioni profonde, quello che ho sperimentato nella mia vita ed ho ritrovato in questo script. Quando è apparso Joe, mi sono detto, ecco quello che cercavo, perché non volevo trasformarmi molto. Queste erano cose che sentivo in me, la scoperta di un contenuto di intensità emotiva che riempiva il dialogo in un profilo vero. Nel film il ragazzo ha un padre alcolizzato, il cui interprete è stato un senza tetto che purtroppo è mancato dopo aver girato il film. Why you wanna go back to the damn penitentiary, man? Freeze, Joe! Sì, è veramente una storia molto triste perché Gary aveva veramente talento. Aveva dimostrato la sua abilità, era puntuale, sapeva quello che doveva fare, anche se non era un attore professionista. Ricordo che glielo avevo detto, aveva un problema con l'alcol, lo intese così che quando giravamo non beveva. Gli dissi, se riesci a stare così un anno intero, il tuo telefono ricomincerà a suonare, la tua vita cambierà, sarà fantastico. Mi chiedeva, ma veramente? Io rispondevo sì. Poi ho ricevuto la telefonata che mi avvertiva della sua morte. Per me è stato proprio un dolore. Il film segue Joe a girarsi in una terra di nessuno dove abitano solo disadattati, emarginati, negri, puttane ed ubriaconi. Un universo cupo da fine del mondo, un paesaggio che si attraversa a bordo di un pick-up sgangherato. L'unico lavoro è quello di uccidere i boschi con siringhe che iniettano veleno. Già in distribuzione negli Stati Uniti, il film sarà da fine aprile anche sul grande schermo in Europa.